Ieri sera a Rione Giallo un incontro sulle piante tropicali, in particolare quelle del genere Hoya, e su come curarle, farle crescere e mantenerle floride. Una conferenza a Rione Giallo per parlare di piante, in questo caso di piante tropicali. Che genere? Piante tropicali sono del genere Hoya, che sono sempre della famiglia delle Asclepiadacee, e sono piante che vivono nel sud-est asiatico, a nord dell'India, nella penisola del sud della Cina, indocinese, e in alcuni posti dell'Australia e le isole tutte dell'Indonesia. Qual è la particolarità di questi fiori, di queste piante? Hanno dei fiori bellissimi che sono di diverso colore, sono raggruppati in degli ombrelli, sono profumatissimi, fanno un sacco di nettare. Di particolare hanno l'impollinazione che è un po' particolare, in quanto gli stami e le antere sono racchiuse dentro il fiore, dentro alla parte del fiore che si chiama corona. Invece per quanto riguarda la pianta del fiore, com'è fatta? Le piante sono di diverso tipo, per lo più sono rampicanti, sono piante che si arrampicano sugli alberi, nelle foreste tropicali umidi, però ce ne sono anche di epifite, cioè che nascono in cima agli alberi e poi sono decombenti, e ce ne sono altre che invece possono nascere anche per terra, sono terrestri, sono cespugliose, sono di diversi tipi. È possibile coltivare queste piante in Italia? Sì, io ne ho diverse. In Italia, pur essendo piante tropicali, piante che vogliono una temperatura molto alta, un'umidità molto alta, noi possiamo coltivarle perché la temperatura d'estate ce l'abbiamo, d'inverno le possiamo ricoverare in casa e quindi crescono bene. Sono piante che sono amate soprattutto nei paesi scandinavi, quindi pensi lei in Italia abbiamo temperatura e luce migliore che nei paesi scandinavi. Qual è la difficoltà di coltivare questo tipo di piante in un habitat che non è il loro? Ma la più grossa difficoltà è l'umidità. Loro sono abituati a vivere in ambienti umidi. E quindi d'estate quando fa caldo, fa molto caldo, vanno vaporizzate nei giorni più caldi e vanno bagnate abbastanza durante il periodo di caldo. D'inverno invece vanno bagnate pochissimo e vanno tenute a temperatura dai 10 ai 20 gradi, ma bagnate pochissimo, giusto per tenere appena umida la terra. Chi volesse o decidesse comunque di iniziare un percorso, una coltivazione di questo tipo di piante, quindi che cosa si deve aspettare? A cosa deve stare attento più di tutti? Ma le piante, a parte il fatto che in commercio non se ne trovano molte specie di queste piante, si trova in particolare una specie che poi ha diverse varietà, che è la più comune, l'Hoya carnosa, che si trova un po' in tutti i vivai, da tutti i vivaisti. Ed è molto rustica questa, ha le foglie molto, molto grasse, molto piene di acqua e quindi resiste sia al caldo che a temperature abbastanza basse. Francesca Diletta per Faenza Web TV.